Ciao a tutti, amici di tecnologia su misura.net. Oggi vi vogliamo parlare di Servio. È un programma che consente di trasformare il proprio computer in un media server, ovvero ci permetterà di visualizzare tutti i nostri file multimediali su tutti i dispositivi compatibili con lo standard DLNA e connessi naturalmente alla stessa rete locale. Questo video lo divideremo in due parti. Questa prima parte sarà una sorta di tutorial e descriveremo il funzionamento del software. Nella seconda parte ci sposteremo in salotto e proveremo a riprodurre i file condivisi con un iPhone, una Western Digital TV Live collegata alla televisione del salotto e un computer portatile su VLC. Ok, per prima cosa andiamo sul sito di Servio, eccolo qua, scriviamo, il sito è servio.org, andiamo nella sezione Downloads e vediamo subito che il programma è compatibile sia con Windows, Mac, Linux e Synology, che è un produttore di NAS. Come è scritto qui, subito nell'intestazione, vedremo che di default scaricheremo la versione Pro, avremo un periodo di prova di 15 giorni, al termine dei quali saremo convertiti alla Free Edition. Cliccando su questo link potremo vedere quello che distingue la Free Edition da quella a pagamento che costa 25 dollari. E, diciamo che la funzionalità principale che perderemo con la Free è il media browser che permetterà di raggiungere i contenuti non solo tramite rete locale, ma proprio tramite la rete e tramite un browser. Qua è spiegato tutto molto bene, anche se in inglese. Comunque, abbiamo già scaricato il programma, eccolo qua. E cominciamo a descrivere. Qui nella prima pagina, chiamata Stato, avremo la possibilità di avviare il server, arrestarlo, visualizzare lo status e visualizzare tutti i dispositivi connessi attualmente al nostro server. Se sono accesi, questa pallina che adesso è rossa si colorerà di verde. Ecco, la pagina sicuramente più importante è la pagina che ci consentirà di scegliere quali contenuti condividere. Ok, adesso rimuoviamo. Potremo aggiungere i file o tramite il link di un percorso oppure tramite la navigazione. In questo caso useremo come file di prova i nostri alcuni dei nostri video caricati su YouTube, che comunque sono molto pesanti, sono a 1080p. Ok, apri. Non ci rimarrà che spuntare il tipo di contenuto di queste cartelle. In questo caso sono solo file video, ma sarebbero potuti essere file audio o immagini, insomma. Ok, una volta selezionate le cartelle da aggiungere, bisognerà premere su Salva. La libreria, come vedrete, si aggiornerà automaticamente con un intervallo di 5 minuti di default, ma potremo far variare questo intervallo o forzare l'aggiornamento. Okay. Sarà possibile impostare in automatico i metadati e il programma cercherà automaticamente le copertine dei file che abbiamo scelto di condividere. C'è da dire che la traduzione italiana del software è fatta molto bene e le spiegazioni sono esaustive e si capisce tutto immediatamente o nel giro di pochi minuti. Qui in impostazioni pannello di controllo sarà possibile cambiare la lingua. Qua in presentazione vedremo appunto come appare il file system del server quando ci connetteremo da un altro dispositivo DLNA. Ok, questa è la funzione di cui vi avevo accennato prima, che consente di raggiungere tramite browser i file che abbiamo condiviso sul nostro server. Dovremo impostare una password di sicurezza e scegliere
la qualità dei contenuti condivisi. Media, a nostro parere, è il compromesso migliore, bassa consente un tempo di caricamento del file naturalmente molto breve, mentre originale, se il file è trasmesso con qualità originale come potrebbe essere 1080p, potete capire che servirà una connessione molto prestante per visualizzarlo in tutta fluidità. Ok, vediamo un po' come funziona, abbiamo aperto il browser, inseriamo la parola chiave. E come vedete, tramite browser si è all'interno del proprio server. Cliccando qui su video, cartelle, ancora video, film, potete vedere che tutta la libreria multimediale è disponibile. Basterà cliccare per visualizzare il filmato, insomma. Ok, torniamo al nostro programma. E diciamo che abbiamo visto tutto quello che può offrire. Questa prima parte è conclusa, non ci rimane che spostarci in salotto e vedere come lavora, insomma, il nostro server. Eccoci qui in salotto, pronti a riprendere le prestazioni del server multimediale appena creato. Vi diciamo fin da subito che abbiamo rinunciato a riprendere la riproduzione dei contenuti del server sull'iPhone perché questa telecamera non è abbastanza prestante per riprendere il piccolo schermo in maniera soddisfacente. Comunque abbiamo deciso di realizzare un interessante confronto, ovvero abbiamo collegato la Western Digital TV Live, come la potete vedere qui, eccola qui, tramite cavo Ethernet, mentre il portatile presente qui sul tavolo riprodurrà i contenuti multimediali unicamente tramite segnale Wi-Fi. Ok, zoomiamo sulla televisione e apprestiamoci a entrare nel file system del nostro server. Dovremo selezionare server multimediali. Come vedete, il nome del PC e del server che rappresenta è appena stato identificato. Clicchiamoci. Ora siamo dentro il file system del nostro server. Andiamo su cartelle, possiamo vedere tutte le cartelle che appunto abbiamo caricato nell'interfaccia del programma. Clicchiamo video da caricare su YouTube. Questi video sono tutti MP4 1080p con un bitrate molto elevato. Andiamo su guida d'assemblaggio parte 3, ad esempio. Riavviamo la riproduzione. Come vedete, il file viene riprodotto veramente in breve tempo, quasi come se fosse collegato a un hard disk locale. Spero che la qualità di ripresa della telecamera sia sufficiente per farvi vedere la perfezione della resa di trasmissione dei dati, che avviene senza il minimo lag, perfetta, insomma. Ok, da farvi notare che se si manda avanti, il file va avanti proprio come se fosse fisicamente posizionato sulla Western Digital. Ecco qua. Ricominciamo la riproduzione. Ci vorrà naturalmente qualche istante, ma però la fluidità di questo approccio è assolutamente perfetta. Ok, quella parte relativa alla Western Digital abbiamo finito e cominciamo a vedere come funziona sul PC portatile invece. Abbassiamo, ecco qua, posizioniamoci. Per prima cosa apriamo WellSee, che fa egregiamente il suo lavoro. WellSee Media Player, ok. Andiamo su rete locale,
Universal Plug and Play. Zoomiamo sullo schermo, aspettiamo il tempo di messa a fuoco. Come vedete, anche in questo caso viene immediatamente rilevato il server, come sulla Western Digital TV Live. Ci vuole qualche istante perché VLC carichi tutto il file system del server. Ecco qua, l'operazione è appena conclusa e navighiamo all'interno delle cartelle esattamente come prima. Andiamo a selezionare video caricati su YouTube, la parte 3. In questo caso, purtroppo la fluidità non è altrettanto efficace come prima, anzi, con la connessione Wi-Fi purtroppo il segnale scatta molto e non è assolutamente fluido, almeno per quanto riguarda la riproduzione di filmati così pesanti come può essere il 1080p. E purtroppo in questo caso non ci si può fare molto. Ok. Torniamo qui, però vi facciamo vedere che per materiale non in full HD questo problema non si presenta assolutamente. Andiamo su video, carichiamo ad esempio una serie TV di Due Uomini e Mezzo. In questo caso vedete che la riproduzione è assolutamente perfetta e non scattosa. Bene, a voi le considerazioni, con questo video abbiamo finito. Un saluto a tutti gli amici di tecnologiasumisura.net.